Come vedete, ma non era ancora arrivata la malattia peggiore di tutti, cioè la filosa. Purtroppo si sviluppa e si sviluppa molto e la vita dopo muore, ma non muore di colpo, muore una, poi lo impiega magari un anno o due, poi ne muore una di vicino, ma la macchia d'olio, ma si dilata ovunque. I contadini di fronte a questa, a questi drammi, quindi sono messi a fare questi scassi più profondi del solito nelle campagne, anche in zona, regione Camoncini, via Vedene, e sono venute fuori delle pietre, delle stele che hanno messo da parte e hanno usato poi per fare i pali di testa delle vigne, con una certa religiosità. Ai inizi dell'Ottocento, che erano delle buffe portate, diciamo, si apriva la bottiglia e si faceva festa. C'era chi era lì, si commuoveva perché sentiva che c'era un pezzo di storia che partiva da lui, che già era partito da sua nonna, perché la sua nonna gli aveva, e adesso arrivava a un pubblico che normalmente era sempre molto contento di ascoltare, e nato. Diciamo, la nostra città, e diciamo, siamo la città, diciamo,
dice, avevamo trovato una cosa molto importante, un signore di Motta di Costigliole aveva scavando la ghiaia nell'alveo del fiume Tanaro, nelle zone di Motta, e si era imbattuto in un tronco. Allora questo signore, questo scavatore, parla con Tonio e dice, venga che mi là trovo una cosa, mamma mia, veia, guarda che io là ho trovato una cosa che mi sembra veramente vecchia. Allora partiamo, andiamo giù a vedere. Ed era una barca preistorica, che poi è stata datata antica di 5.000 anni. Era una barca lunga 5-6 metri, era praticamente un tronco di albero scavato.